Il decreto crescita, che comprende anche il fondo salva imprese, è stato approvato ed è legge. Plaude il comitato delle imprese creditrici della CMC in Sicilia, lavoro nei cantieri stradali della 640 Agrigento Caltanissette e della 121 Palermo Agrigento. Il comitato delle imprese creditrici afferma: ringraziamo tutte le forze politiche di governo e parlamentari, a partire da Lega e Movimento 5 Stelle e anche le altre che trasversalmente hanno votato la norma, per avere accolto il nostro appello e avere con grande senso di responsabilità approvato il fondo salva imprese all'interno del decreto crescita convertito in legge dal Senato. È un grande giorno per 120 imprese, per 2.500 lavoratori della Palermo Agrigento, della Agrigento Caltanissetta e della metropolitana di Catania. I lavori potranno presto ripartire, la Sicilia potrà finalmente beneficiare di queste fondamentali infrastrutture. Però non è finita qui. Chiediamo che il Ministero delle Infrastrutture ci convochi al più presto al tavolo tecnico per lavorare insieme alla definizione puntuale e celere dei decreti attuativi, affinché le procedure per i rimborsi partano entro l'estate. In più evidenziamo la necessità che il fondo venga rimpinguato fino al totale soddisfacimento dei nostri crediti e pertanto chiediamo il massimo impegno di tutti perché sia lasciata aperta la porta ad eventuali cofinanziamenti da qualsiasi fonte siano disponibili.